Presentato il nuovo complesso operatorio e il reparto di chirurgia vascolare dell'ospedale Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina, che occupa il quinto piano del padiglione E. A benedire il nuovo reparto, Sua Eccellenza Monsignor Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare di Messina. Il rettore ha voluto che a tagliare il nastro fosse Giovanna De Anni, studentessa dell'Ateneo Messinese, la quale nel mese di luglio 2022, a seguito di un grave incidente, è stata ricoverata per un periodo molto lungo proprio nel reparto di chirurgia vascolare. Questo complesso è costituito da tre sale operatorie, due dove verrà effettuata una chirurgia open e una è una sala ibrida dove sono integrati sia la parte endovascolare che la chirurgia open, cioè nello stesso letto è possibile effettuare degli interventi di chirurgia aperta e insieme associare degli interventi di chirurgia endovascolare. Nello stesso tempo questo porta dei vantaggi immensi per il paziente perché diminuisce il tempo di esposizione sia per gli operatori che anche per il paziente stesso. Ci offre una maggiore precisione, una maggiore accuratezza in tutto quello che noi andiamo a fare nel nostro gesto chirurgico e poi nello stesso tempo diminuisce nettamente i tempi chirurgici. Un momento importante per l'università che ha contribuito ancora una volta con le sue risorse, con la capacità dell'ufficio tecnico, dell'avvocato Corvaia, con l'aiuto dell'ingegnere Trifirò a potenziare un'area fondamentale della nostra ricerca, della nostra didattica, quella guidata dalla chirurgia vascolare, guidata dal professore Benedetto, con l'aiuto di un'equipe anestesiologica d'eccellenza guidata dal professor Noto, aveva bisogno di questo, aveva bisogno di questa normalità, di un reparto di eccellenza. Abbiamo dimostrato un'altra volta la nostra capacità a fare le cose, a farle per la città, a farle per gli studenti, per gli specializzandi, per i pazienti e stride col fatto che il pronto soccorso per me grida vendetta. L'ho detto in tutte le questioni, lo continuo a ripetere, non è un appalto dell'università, non è un appalto del Policlinico, io ho fatto delle richieste, stride il fatto che un ente pubblico come l'università, nel rispetto delle regole, nel rispetto degli impegni, con grande attenzione con le ditte, ponendo anche in mora le ditte laddove ci siano degli errori, riesce a concludere tante cose come quelle che avete visto fino ad oggi e che vedrete nei prossimi mesi. In un arco temporale di gran lunga inferiore, ancora il pronto soccorso della più grande azienda della città. E mi duole doverlo dire, è stato anche un danno per l'università, perché noi non abbiamo potuto accreditare la scuola di specializzazione di medicina d'urgenza e sapete quanta necessità c'è in Italia di medici d'urgenza perché non abbiamo il pronto soccorso.